Del senatore Andreatta, intitolando alla sua figura, alla sua memoria, la nostra aula più prestigiosa, l'auditorio. Buonasera intanto. Grazie a tutti per aver voluto partecipare a questa iniziativa, grazie in particolar modo innanzitutto alla signora Eleonora Andreatta che attraverso la sua presenza ci testimonia, vorrei dire, lo dico diciamo, devo entrare nella spiegazione più dettagliata di che cosa ha voluto dire per me questo gesto. Perché tutt'altro che formale, io ho cominciato la mia carriera politica, il mio ingresso in politica alla primavera del 1999. Pochi mesi dopo Beniamino Andreatta subiva quel doloroso evento che lo ha portato alla morte e io non ho avuto mai né occasione di conoscerlo, né di vederlo all'opera dal punto di vista politico, perché la mia partecipazione alla vita politica italiana è figlia invece della stagione successiva. Per cui le ragioni per le quali iniziato il mio mandato mi sono posto in modo molto concreto e appassionato il dovere di questa scelta sono un tutt'uno con il vedere qui oggi la signora Eleonora. Spiego che cosa intendo dire, perché è un andare a vedere come stanno le cose, è un andare a vedere cioè come le ragioni buone della vita di un uomo si concretizzano in un fatto di vita che segna dal mio punto di vista il destino di una generazione. E per questo io credo che l'insegnamento di Andreatta sia esperibile non perché è stato un grande professore universitario, non perché è stato un ottimo ministro della difesa, non perché è stato un grande innovatore dal punto di vista politico e dal punto di vista delle teorie economiche, ma soprattutto perché ha dato consistenza a quel lavoro semplice e profondo che fa ognuno di noi, che è prendere sul serio la vita. Non ho altro modo per descrivere infatti il modo con cui un uomo che sa di economia abbia preso così sul serio il Ministero della Difesa, perché credo che questo ci dia la misura di quanto l'impegno per i fattori della realtà trasforma ognuno di noi in una sorta di profeta della realtà stessa, e letteralmente in alcune delle cose che leggerò ci sono le profezie di Andreatta, cioè ci sono quelle sottolineature, quegli accenti, quei momenti di verità che oggi in particolare sono un giudizio su quello che noi, con la nostra responsabilità politica, siamo chiamati a vivere. È ovvio che in questa sala ci sono persone che molto meglio di me potrebbero e potranno fare quanto io vado dicendo. Lo farà sicuramente meglio di me il Presidente Prodi, che è storicamente uno, forse l'uomo che più ha avuto dimestichezza con il professore Andreatta. Potrà farlo meglio di me il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, che ha avuto analoga frequentazione e filiale di devozione nei confronti di Beniamino Andreatta. Lo potrebbe fare molto meglio di me il mio predecessore, il Ministro della Difesa, l'ammiraglio Di Paola, che è stato anche suo capo di gabinetto durante la fase più intensa di quel mandato. Ma è a me che è stato chiesto di procedere in questo senso, e il modo con cui lo faccio è voler dare consistenza e senso profondo alle iniziative e alle parole di Andreatta.
alle iniziative, perché in tutte le iniziative che hanno definito l'evolvere del nostro sistema di difesa e dell'attenzione che la vita politica ha avuto in questi ultimi anni al tema della difesa, c'è Andreatta. Nel passaggio della leva obbligatoria al professionismo militare, l'ingresso delle donne nelle forze armate, l'impiego operativo di missioni fuori dal territorio nazionale, l'integrazione tra le diverse forze armate, cioè il concetto che oggi chiamiamo interforze. Eppure, prima di tutto questo, viene in evidenza un'altra considerazione, e cioè il fatto che oggi siamo un paese che ha un enorme bisogno di un dibattito sulla cultura della difesa. Ne abbiamo bisogno non tanto per quello che è l'accento della contemporaneità, quelle che sono le discussioni di questi giorni. Ne abbiamo bisogno perché è cambiato il mondo, ne abbiamo bisogno perché è cambiata l'Europa, ne abbiamo bisogno perché ragionevolmente una delle sfide più importanti cui l'Europa è chiamata è fare unità politica, e non potrà esserci unità politica dell'Europa senza una dimensione europea della difesa e senza un accento di progetto politico che comprenda la difesa stessa. Ma ancora di più, questa circostanza della vita del nostro paese ha bisogno di una cultura della difesa, e le ragioni si possono ritrovare in quello che a me è capitato di vivere fin dai primi momenti del mio mandato. Caro Enrico, sono diventato ministro del tuo governo mentre due carabinieri mordevano la polvere davanti al Palazzo Chigi, mentre due, cioè, che hanno fatto dell'assioma di sacrificare la vita per qualcosa di più grande, venivano messi in ginocchio da un'affermazione rassegnata, che è quella che pensare che colpa di tutto sia della politica che non funziona. Per questo io credo, e lo credo ancora di più dopo il sacrificio del maggiore La Rosa in Afghanistan, che noi dobbiamo sentirci definiti, e la nostra vocazione sentirsi definita una volta di più da quelle ragioni buone che tengono quelle persone dentro uniforme, dietro un fucile, sul ciglio di un muro, a tutela di quello che è il bene supremo, che è il bene della pace e della convivenza civile. Lo penso veramente, come penso che è guardando a questo che una classe dirigente, una classe politica, del proprio mettersi in discussione, del proprio appassionarsi alla vita di ognuno e a quelle ragioni per cui uno mette su casa, mette su famiglia, mette al mondo dei figli, tenta l'avventura dell'impresa e del lavoro. Credo che sia tutto questo dietro l'esperienza delle nostre forze armate, e credo cioè che in modo non retorico quelle forze armate rappresentino per ognuno di noi l'affermazione di quel principio di democrazia che vede le istituzioni come frutto di un patto di libertà, garanti quindi e non padrone della vita dei cittadini. Credo insomma che il nostro sistema di difesa e la cultura della difesa, questo debba affermare, che la democrazia è lo strumento buono attraverso il quale gli italiani pensano a sé e pensano al mondo, pensano al futuro dell'Europa e pensano di poter cambiare nel mondo perché il mondo cambi se stesso. E credo ancora di più che tutto questo sia stato incarnato dalle parole di Andreatta, dal modo risoluto con cui ha preso quell'impegno di ministero, dal modo ancora più rilevante con cui ha preso l'impegno della sua vita. E siccome non vorrei lasciare nulla di intentato per attestare quanto professo, vorrei ricordare che è Andreatta stesso a farci capire tutto questo. Da troppi anni il nostro paese sacrifica la componente armamenti con un rapporto rispetto a quello esistente nei paesi di analoga dimensione e meno esposti al pericolo di 1-3, mi riferisco ai nostri investimenti militari e a quelli dei paesi che ho citato. Esiste poi una tradizione legata al formarsi del nostro Stato nazionale di partecipazione vasta e popolare alla funzione militare, tradizione che dovrebbe essere attentamente valutata rispetto ai valori politici complessivi della nostra comunità prima di abbandonarla. Sono le prime iniziali riflessioni di Andreatta quando ridisegna il sistema della leva e comincia ad ipotizzare la revisione dello strumento militare. Quelle riforme sono in parte già largamente compiute, in parte ancora da compiere, e sulla base di questa analisi Andreatta ha creato quel dinamismo che consente oggi alla nostra difesa di reggere il confronto
con il contesto europeo e di essere quello strumento certo nelle mani della comunità internazionale per l'aspetto del contenimento dei conflitti. Anche su questo vorrei cercare di essere preciso, perché nuovamente, questo è un bene, ritorna nella vita pubblica del nostro paese la discussione su ciò che è pace e ciò che è guerra, su ciò che valga la pena fare per garantire la pace, su ciò che debba essere fatto per evitare la guerra. E in me c'è molta e profonda amarezza perché alcuni aspetti del dibattito pubblico odierno trascurano ciò che invece è evidente, e cioè che per avere la pace bisogna passare attraverso una fase di sacrificio per il contenimento dei conflitti, e che questo contenimento dei conflitti può durare anni e costare sacrifici molto grandi. Quando molti mi rimproverano per gli anni da cui siamo in Afghanistan, ricordo che se siamo in Afghanistan da 10 anni, siamo da 20 anni in Bosnia e siamo da 15 anni in Kosovo. Siamo cioè, come comunità internazionale, in circostanze difficilissime, chiamati a rispondere in termini di coscienza, ma anche in termini di risolutezza politica, a quelle che sono le sfide della contemporaneità. E dentro queste sfide la pace è il valore più grande, l'elemento più forte, ma sempre questo ha un fondamento antropologico che vede sicuro ancoraggio a quello che è l'unico riferimento possibile, ciò che è giusto, ciò che è vero e ciò che rappresenta la nostra tradizione e la nostra cultura. Ci viene in soccorso in questo senso un Andreatta che non è ancora ministro, che è capogruppo del Partito Popolare al Parlamento italiano nel 1995 nella seduta del 14 dicembre. Credo che il Parlamento di un paese libero abbia il diritto di chiedere ai propri giovani di assumersi compiti che comportano una qualche misura di rischio. Non esiste vincolo di solidarietà in una nazione se il rapporto tra individuo e società si esaurisce in un insieme di pretese e di diritti dei singoli verso le istituzioni e se ai diritti non corrispondono obbligazioni e doveri. In conclusione, non vi è alcuna prospettiva di un mondo più civile se le potenze sfuggono le loro responsabilità. Se la sindrome di resa di Monaco dovesse impossessarsi dei popoli e dei loro governanti, se la sicurezza collettiva non trovasse armi e soldati per far vivere sul campo le ragioni della pace. È un Andreatta guerrafondaio? No, è un atto di amore per la pace, perché ciò che noi sappiamo è che la pace ha un costo elevatissimo e soprattutto ha un costo non tentare di portare la pace. Chi parla ha avuto l'avventura di rimanere giorni prigionieri dell'assedio di Sarajevo, ricorda Srebrenica, ricorda cioè tutte quelle volte in cui c'è stata mancanza di decisione, mancanza di deterrenza e il risultato è stata la morte, la più grande strage compiuta nei paesi dell'Unione Europea dopo la Seconda Guerra Mondiale. Chi vi parla ricorda il Ruanda, dove l'incertezza della comunità internazionale ha portato 800.000 morti, non bombardati dagli aerei, ma uccisi a colpi di macete. La pace ha un costo, la libertà ha un costo. Questo costo, che per obbligo costituzionale e dovere istituzionale facciamo pagare alle forze armate, racchiude però in sé l'essenza della pace. E la pace è alla fine di un percorso che prevede anche il contenimento dei conflitti. Ci sono voluti uomini coraggiosi che lo hanno ricordato nella storia della nostra Repubblica. Lo ha ricordato all'inizio di questa esperienza Alcide De Gasperi, hanno continuato a farlo persone che avevano ben presente la complessità della realtà e mai hanno cercato scorciatoie demagogiche e populiste per proporre un giudizio definitivo su ciò che è pace e ciò che è guerra. È per questo che noi siamo grati, e io in particolare, pur senza averlo mai conosciuto, a Beniamino Andreatta. Sono grato perché il modo con cui lui ha inteso vivere il Ministero della Difesa è un modo di servire i cittadini senza volersi servire dei cittadini. È un modo, cioè, che mette al centro il cuore della sfida che si ripropone alla nostra politica in questa circostanza così drammatica. Abbiamo l'opportunità, attraverso la condizione eccezionale di unità che siamo chiamati a vivere, di fare da leva perché quel processo di pace porti lo sviluppo porti la prosperità accompagni la riconciliazione. E per tutto questo, che sono profetiche le parole di Andreatta, non sono poche parole,
sono molte parole e non sono semplici parole, sono parole alcune volte durissime. Ancora Andreatta: ogni politica di risanamento è impopolare, all'inizio crea una situazione di difficoltà, di disoccupazione, di fallimenti industriali. La domanda pubblica, sia pura come droga temporanea, sostiene infatti una serie di attività, ma nel momento in cui questa viene soppressa vi sono delle conseguenze. Gli effetti positivi maturano nel tempo e quindi, perché un governo decida sul serio di intraprendere un'azione di risanamento, ha bisogno di avere un ciclo politico che coincida con quello della stabilizzazione. Superati i primi 2-3 anni negativi del programma, si verificano gli effetti positivi della riduzione dei rischi economici connessi ad un'economia sostenuta da una spesa pubblica il cui finanziamento avviene in deficit con un accumulo progressivo di debito pubblico. Sono o non sono parole profetiche? Sono o non sono parole che potrebbero e dovrebbero segnare il nostro impegno in questi giorni, in questi mesi, il grado di consapevolezza con cui tutta una classe politica dovrebbe accompagnare questi giorni? E sono o non sono queste parole il recheggiare in termini politici di consapevolezza della politica, del grado di consapevolezza che hanno avuto Francesco Neri, Giuseppe Giambrante, il Maggiore La Rosa, cioè quegli uomini che in un attimo e in un gesto devono compendiare questa complessità. Io credo, cioè, che siamo tutti insieme, siamo tutti dalla stessa parte, una parte che ha come orizzonte quella del nostro paese, di un'Italia che è non piccola parte dell'Europa ed è grande parte del contenuto di storia e di civiltà del mondo intero. Un'Italia che, essendo parte dell'Europa, conosce le difficoltà dell'Europa, sa che l'Europa è una cosa grande, 500 milioni di persone, e sa che è una cosa piccola, l'8% della popolazione mondiale. Sa che ha una straordinaria storia, una straordinaria potenzialità, ma sa anche che ha straordinarie titubanze. E allora la memoria, che non è la semplice commemorazione di un uomo come Andreatta, ci aiuta in questo, ci aiuta a guardare lontano, ci aiuta a guardare al di là di quello che è l'avvenire di alcuni istanti in cui si giocano, magari per pressione mediatica, delle opinioni che nulla potranno portare al dibattito pubblico e nulla potranno affermare di vero, di bello e di giusto. Invece c'è molto da fare con una visione che parte da lontano e che mira lontano e che mette al centro, come ha fatto lui, il destino di una generazione. Vi ringrazio.